Procuratore Conso, siamo qui in un convegno che tratta di un argomento estremamente delicato, la protezione dei testimoni sotto copertura sul territorio. Sì, sicuramente la gestione dei testimoni e anche dei collaboratori di giustizia è un momento importantissimo del contrasto alla criminalità organizzata. Il pentitismo, i collaboratori di giustizia sono stati uno strumento formidabile per sconfiggere le organizzazioni mafiose, Camorra, 'Ndrangheta, mafia presente in Italia. Vanno tutelati, vanno protetti e va sempre di più incrementato il ricorso a questo strumento, però con professionalità e competenza, al fine di riscontrare quelle che sono dichiarazioni di collaboratori di giustizia, affiliati a clan, capi clan, autori di gravissimi fatti omicidiari e efferati delitti. Questo argomento è un argomento di estrema attualità. In Consiglio regionale è stata discussa una mozione sulla soppressione della Corte d'Appello di Campobasso, sulla soppressione della Legione Carabinieri e sul depotenziamento delle forze dell'ordine di polizia. La domanda che insomma, era attuale in quel momento, quali conseguenze potrebbero portare anche per questo delicato argomento? Potrebbe subire un depauperamento il servizio di protezione testimoni? Guardi, la prossimità della giustizia al cittadino è fondamentale, i servizi alla giustizia devono essere vicini al cittadino e devono anche essere facilmente accessibili. Avere secondo me una corte d'appello, almeno in ogni regione, è fondamentale per dare una garanzia di giustizia al cittadino, anche per assicurare la prossimità al territorio e la conoscenza dei fenomeni. Quindi va potenziata la giustizia, non va depotenziata. Siamo qui in un appuntamento importante di grandissima attualità, la protezione dei testimoni sotto copertura sul territorio, un argomento di forte sensibilità. Sì, certo, il COISP sono anni che cerca di fornire agli operatori di polizia, indipendentemente dalle iscrizioni e dalla tessera di appartenenza, degli strumenti di grande aggiornamento. Quello odierno è appunto il pentitismo, i collaboratori di giustizia. Guardate, il pentitismo ha determinato dei cambiamenti anche nel sistema di lotta alla criminalità organizzata, consentendo l'individuazione e la cattura di importanti latitanti. Questo ha consentito anche di sgominare vecchie e nuove cosche mafiose emergenti, ma a quale prezzo? Ci sono molti caduti sul terreno, molti uomini e donne in divisa, molti magistrati, io ricordo Borsellino, Falcone, a cui va il mio pensiero e il mio riconoscimento, i quali hanno dato tanto. Non è una questione di statistica 1-100, la vita umana rimane sempre tale e noi non faremo mai un passo indietro. Stanno svilendo un pochino le forze dell'ordine e la Corte d'Appello di Campobasso qui sul territorio molisano. Questo può essere un rischio anche su questo argomento? Guardi, per chi ci conosce, noi siamo un sindacato indipendente, siamo un sindacato che non fa politica, ma la politica si rivolge. Proprio per avere interlocutori più certi, più visibili, ma ci rivolgiamo anche alla gente. Noi siamo dalla parte della gente, quindi siamo per la tutela e per preservare questi presidi giudiziari, anche sul nostro territorio molisano. Perché, guardate, il nostro Molise, per quello che qualcuno può pensare un'isola felice, lo è tale per qualcuno, ma noi dobbiamo preservare che questa regione possa subire infiltrazioni anche di organizzazioni mafiose. Tra l'altro, vista la posizione geografica, Isola Felice, tra virgolette, perché è nel mezzo di parecchie realtà criminali. Guardi, lì trova una porta aperta. Da anni il COISP, per chi ci conosce, sta conducendo una battaglia di grande sensibilizzazione circa la carenza di uomini e mezzi sul territorio. Non si fanno i matrimoni con i fichi secchi, lasciatemi passare la battuta, ci vogliono più uomini, più mezzi e certo giovani. Io ho 50 anni e chi vi parla è un operatore della squadra volante, non certo una persona che è negli uffici e non conosce bene qual è la situazione.